Siamo a Piazza Beverini a La Spezia perché, come ieri, siamo venuti qui a La Spezia a dare una mano al gruppo spezzino. Ieri però pioveva, oggi la giornata è stata differente, quindi abbiamo potuto fermare e ragionare con tante persone. E però vi voglio fare alcune considerazioni perché mi sembra opportuno, nonché giusto, in quanto tanti ci hanno chiesto come si voti ancora per le regionali in Liguria. E quindi, al fine di evitare equivoci, ma vi invito sempre a verificare quello che dirò prima io e poi anche Daniele, perché è giusto che impariate a controllare, a verificare, perché altrimenti i politici vi possono tranquillamente fottere. Voi non dovete aver fiducia, dovete sempre controllare, sempre verificare, e chi vi dice il falso lo dovete depennare dall'elenco dei finti amici. Benissimo, allora vi voglio dire questo: la legge elettorale ligure permette il voto disgiunto, quindi ci sono due voti da esprimere, uno per il candidato governatore e l'altro per le liste. Io ho avuto molti, diciamo così, suggerimenti da parte di cittadini che hanno ritenuto opportuno farmi fare questa diretta, me l'hanno in pratica richiesta, facendo capire che si può votare un determinato candidato governatore e poi una lista non supportata, o meglio, che non supporta lo stesso candidato governatore. Io la penso in un altro modo, però la legge consente questo, e quindi c'è la possibilità, per esempio, di votare per un candidato che fermi l'eventuale altro candidato, perché molti voteranno contro, e avete capito a cosa mi riferisco, perché ancora purtroppo tanti elettori credono al finto mito di destra e sinistra e quindi voteranno uno del centro-sinistra per bloccare l'eventuale candidato di centrodestra, oppure voteranno il candidato di centrodestra per votare l'eventuale candidato di centro-sinistra. Io non credo né agli uni né agli altri, perché sono la stessa cosa, e quindi certamente io ragiono diversamente. Però per il voto alla lista, proprio perché la legge elettorale ligure permette il voto disgiunto, c'è la possibilità di votare una lista che non sia fra quelle che supportano, che, diciamo così, sponsorizzano quel candidato presidente. Allora moltissimi mi hanno detto che mi apprezzerebbero, così come tutti gli altri, di Uniti per la Costituzione, perché vogliono che in Consiglio regionale ci sia un cane da guardia a tutela dei soldi del contribuente, al fine di evitare che poi si mettano d'accordo e facciano i cosiddetti inciuci che vedono insieme centrodestra e centrosinistra. Fermo restando che con questa considerazione non si dovrebbe neanche votare il candidato governatore che ferma il pericolo rosso oppure il pericolo nero, perché poi alla fine non c'è nessun pericolo, perché poi il modello di gestione della cosa pubblica è assolutamente identico. Però questa è una considerazione che faccio a me stesso. Io ribadisco che si può fare un voto disgiunto per come permette la legge elettorale ligure, e aggiungo che per chi voglia essere effettivamente antisistema è decisivo il voto alla lista, perché là la legge elettorale pone uno sbarramento che è fissato al 3%. Non fatevi ingannare da altri che addirittura sono arrivati a dire durante questa campagna elettorale che la soglia di sbarramento sarebbe al 9%, per cui sarebbe inutile votare i cosiddetti altri perché nessuno di loro arriverà al 9%. Vi posso garantire che la soglia di sbarramento in Liguria è al 3%. 3. Per capirci, e quindi alla portata di chi con sacrificio, con dedizione, ha lavorato sul territorio da tempo e quindi reputa di potersi offrire all'elettorato, avendo però, diciamo così, nella faretra tante frecce frutto del lavoro che ha fatto quotidianamente da anni e frutto della sua storia personale, della sua storia politica e professionale e sociale. Ora, pertanto, vi voglio ribadire che se
se non volete ulteriore cementificazione dei suoli, se non volete il rigassificatore né a Vado né altrove, se volete piuttosto una politica energetica diversa. Io ho sentito dire da uno dei maggiori candidati governatori, che ha avuto in passato responsabilità di governo, che la regione Liguria è la 20ª su 20 in Italia per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Mi vergogno, se questo dato dovesse essere confermato, mi vergogno di questa posizione di retroguardia della regione Liguria, come se in Liguria non ci fossero vento e sole. Per non parlare poi del moto ondoso e di altre forme di energia rinnovabili, ma che sono più difficili da sfruttare e da mettere a regime. Se volete una massima attenzione alla sanità pubblica, tanto da evitare di dire sciocchezze, come ha dichiarato per esempio il consigliere regionale uscente Arbarello, che poi è presentato dal Partito Democratico a Savona, secondo cui si possono risolvere i problemi del savonese, i problemi ospedaliero-sanitari, semplicemente imponendo ad ANAS l'apertura di un nuovo casello nei pressi di un ospedale ora aperto. Ecco, questa è pura follia, perché ci si dimentica che anche e soprattutto il territorio del savonese ha anche zone pedemontane e montane che sono ben distanti dai nosocomi e dagli ospedali tuttora aperti, e che quindi bisogna lavorare su altri fronti. Ma certamente ANAS si metterà a ridere allorquando sentirà che c'è un consigliere regionale della Liguria, magari rielletto, che sosterrà l'obbligo per ANAS di aprire un ennesimo casello nei pressi di un ospedale della provincia di Savona. Ecco, se volete un controllo di legalità, un controllo di trasparenza, un controllo di regolarità degli atti e quindi di legalità, di certezza del diritto, sapete che votare per Uniti per la Costituzione significa votare per cittadini che, anche quando non erano in consiglio regionale o in consiglio comunale, hanno presentato esposti in procura della Repubblica, il che significa, fra virgolette, rompere le scatole, perché è dovere di chi ritiene essersi consumato un reato segnalare all'autorità giudiziaria alcuni fatti, poi sarà la stessa a decidere come valutare gli stessi. Io adesso però vi lascio un attimo con Daniele Martinelli, candidato come me a La Spezia, ricordando che ci sono altri candidati, cioè Mattia Crucioli, Valeria Vergassola e Chiara Colla. I candidati consiglieri per la provincia di La Spezia sono 5. Vi ricordo che c'è anche da rispettare la cosiddetta alternanza di genere, perché non è possibile votare più di un candidato se non si vota un candidato che non sia appartenente all'altro sesso. Quindi potete votare un maschietto, potete votare una femminuccia, ma se dovete votare due candidati dovete fare in modo che siano appartenenti a sessi diversi. Se ne dovete votare tre, lo potete fare, dovete votare o due maschietti e una femminuccia, oppure due femminucce e un maschietto. Uso volutamente il diminutivo per l'uno e per l'altro, senza alcun intento dispregiativo, che sia chiaro. Se volete esprimetevi dicendo due maschi e una femmina, oppure due femmine e un maschio. L'importante è che venga rispettata la differenza di genere, perché altrimenti il voto potrà essere decurtato di chi è in sovrappiù. Quindi, sperando di essere stato chiaro, ribadisco: c'è il voto per il candidato governatore, c'è il voto per la lista. È decisivo il voto per la lista, perché unicamente per la lista è prevista una soglia di sbarramento da superare, altrimenti, lo ribadisco, se non si è fra i primi due candidati governatori più votati non si entra in consiglio regionale in qualità di candidato governatore, per cui quasi tutte le liste hanno presentato, i candidati governatori anche come consiglieri, come candidati consiglieri in tre
circoscrizioni elettorali, perché questo impone la legge Ligure, quindi non in tutte e quattro, è decisivo superare il 3%. Noi come Uniti per la Costituzione siamo convinti non solo di potercela fare, ma anche di ottenere un risultato significativo, e potrebbe essere ancora più divertente, perché andar là dentro significa rompere le scatole, ma andar là dentro non essendo soli significa veramente mettergli paura, ed è quello che noi abbiamo l'obiettivo di fare, perché certe cose non ce le facciamo passare sotto il naso senza lamentarci, senza protestare e senza reclamare e pretendere il giusto rispetto dei diritti dei cittadini. Daniele, io ho la bocca quasi asciutta, se vuoi sostituirmi un attimo. Guarda Nicola, hai già detto tutto, io voglio solo riassumere velocemente, appunto perché intanto il voto disgiunto è un'idea per confondere i cittadini, però esiste, allora è giusto riepilogarlo. Cos'è il voto disgiunto? È la possibilità di mettere la croce su una lista, per esempio Orlando o Bucci se vi va bene. Poi però se volete votare me, Martinelli o Morra, dovete spostarvi su un governatore, quindi un governatore, sì, sì, un candidato, okay. Governatore, sì. Ok, quindi la preferenza possono mettere non a te, no, solo a me. È il voto per il candidato governatore, e là ci sono i nove: Bucci, Orlando, Morra, Rosson, Rolando, okay. Ferrando, Felice e così via, Cella e... Però il voto disgiunto, scusa, significa che poi tu voti per una lista che non supporta quel candidato governatore. Esatto, però uno può mettere appunto la barra su, per esempio, Bucci o Orlando, sì, e poi scrivere Martinelli solo, sì, accanto a Uniti, sì, però sì, non può scrivere Morra accanto a Uniti. Certo, non può scrivere Morra nella parte dedicata al candidato governatore, lo può scrivere accanto perché alla Morra lista è candidato alla lista anche Uniti, come consigliere regionale, esatto, in tre fare circoscrizioni, quindi La Spezia, Savona e Genova, lo può votare come semplice candidato consigliere. Era per dire che però il voto disgiunto è questo, alla fine sono due voti a due liste diverse, quindi una croce su una lista e una preferenza al candidato che ti piace accanto alla lista dove è candidato. Allora, quello che diceva Nicola sul fatto che ci si possono votare due o tre candidati è vero, a patto che votiate due o tre candidati di quella stessa lista. Attenzione, non potete fare una preferenza a uno e una preferenza all'altro, no, fate un voto per una lista che scegliete e una preferenza o due o tre della stessa lista di un'altra lista, una seconda, non di più, così il voto disgiunto è valido, ok? Quindi o un uomo o una donna, se sono due maschio e femmina, se sono tre, due e uno, semplice. Ricordatevi, non fate tre uomini e non fate due donne, perché altrimenti il voto viene annullato e le preferenze non valgono. Sì, perché la legge consente tutto questo? Perché probabilmente la legge tratta l'elettore come un essere, non voglio dire bicefalo, ma un essere che sente sia le ragioni della testa, per cui si vuole votare un cane da guardia della legalità e quindi magari si vota per Uniti della Costituzione perché Morra è un rompiscatole. E non solo Morra, anche Crucioli, anche Martinelli, anche Colla e via dicendo. Poi però ci sono le ragioni del cuore, cioè quelle per cui qualcuno è nato rosso oppure è nato nero e quindi insiste col credere che ci siano contrapposizioni frontali fra i due blocchi, quando per quello che verifico ogni giorno, quando si tratta di dividere la torta, spartiscono e sono anche bravi a spartire. E allora, per chi ancora crede che ci siano il Milan e l'Inter, il diavolo e l'acqua santa, Peppone e Don Camillo, c'è pure la possibilità di fare il voto disgiunto, per cui voto l'acqua santa e poi però fra i candidati consiglieri mi faccio guidare dalla ragione e quindi voto per chi ritengo essere baluardo di legalità, garanzia di trasparenza, al fine di evitare che nuovi fatti corruttivi possano ledere non soltanto l'immagine della regione ma anche l'operato, perché torniamo a ricordarlo, si torna al voto per scioglimento anticipato del Consiglio regionale Ligure, date le dimissioni dell'allora governatore Toti. Dimissioni strappate perché Toti ha tenuto in sequestro una regione tre mesi, perché l'opposizione che c'era è un'opposizione finta, io dico che un'opposizione seria avrebbe occupato i banchi 24 ore e avrebbe chiesto le dimissioni subito immediate di Toti, un giorno o due,
perché infatti la regione ha trascinato nella vergogna del mondo, con i giornali, la Liguria sui giornali di tutto il mondo per un governatore corrotto di fatto, che poi alla fine è rimasto in carica, perciò una figuraccia, ma perché il PD di Orlando, ma anche di Sansa, che c'era lì, non si è abbastanza esposto secondo il nostro punto di vista. Noi siamo coscienti di non vincere in Liguria, però siamo altrettanto coscienti che potremmo entrare uno o due consiglieri, dipende un po' dai voti della lista. Ma anche di più, in più io aggiungo anche questo, perché vorrei che fosse chiaro, queste elezioni hanno una valenza nazionale, certo. Perché se poi Uniti per la Costituzione dovesse entrare in Consiglio regionale Ligure, già adesso riceviamo tante richieste da parte di cittadini di altre regioni che ci danno informazioni sulla eventuale presenza della lista, o comunque di sedi, di rappresentanti di Uniti per la Costituzione anche in Umbria, in Sicilia, in Campania. Dalla Puglia, dalla Lombardia, da Bergamo, da Bari, da tutte le parti. Esatto, per cui se effettivamente noi dovessimo entrare, questo processo acquisirà ancora più forza e velocità. E poi noi, ve lo dico in anticipo, punteremo soprattutto a controllare le realtà amministrative, perché alla partitocrazia, se la vuoi sconfiggere, la devi affamare e gli devi sottrarre i centri di spesa. I centri di spesa sono appunto i comuni, seppur piccoli, perché se tu gli togli affidamenti diretti, consulenze, gare ad evidenza pubblica che sono cucite sartorialmente affinché vengano vinte da quell'azienda e soltanto da quella, tu togli le briciole con cui il potere politico sfama tanti e tanti clientes e puoi permettere ad operatori economici, ad imprese serie, ma che non hanno rapporti d'amicizia con i decisori pubblici, con i politici, di poter meritare un qualche appalto semplicemente perché sono bravi ed onesti, e proprio perché sono onesti hanno sempre rifiutato logiche corruttive che sono quelle per cui in Liguria si torna al voto. E non crediate che se arriverà Bucci Orlando cambierà qualcosa, perché le prospettive sono fosche, perché i centri di potere sono sempre quelli, cioè quelli che finanziavano questi qui saranno sempre lì a bussare, saranno sempre lì a dire senti mi dai questo in cambio che ho bisogno, quindi la regione Liguria in mano a Orlando o a Bucci correrà gli stessi rischi che ha corso con Totti, né più né meno. Noi ne siamo coscienti, però con una differenza, che se siamo noi all'opposizione, che non abbiamo altri fini se non quelli di difendere la legalità e la trasparenza delle operazioni, perché il nostro riferimento è la Costituzione, non ce ne frega niente di destra e sinistra, allora se saremo così avremo modo intanto di essere davvero dei cani da guardia lì dentro e provare a smascherare qualunque maggioranza ci sarà, che sarà uguale per noi, non cambierà niente. E il riferimento che facevi tu al territorio è giusto, perché nei prossimi mesi, anni, se riusciremo a entrare in Liguria, se avremo per esempio qui in regione dei candidati civici, veramente civici, che sono distanti dai partiti, che hanno progetti per i loro paesi, i loro comuni, che qua sono tanti anche in Liguria, che hanno problemi dell'entroterra, non soltanto dell'entroterra della costa, soprattutto, noi ci approcceremo, andremo a conoscerli, li valuteremo questi candidati e se avranno i requisiti noi non avremo problemi ad accettarli per essere come parte integrante di Uniti per la Costituzione, purché si voglia sposare in toto quella filosofia solidaristica che permea la nostra carta costituzionale. Noi o cresciamo tutti insieme oppure moriremo, perché sopravvivere da soli senza aiutare gli altri significa destinarsi a morte sicura, ed è quello che sta avvenendo in una società sempre più individualistica. Per cui concludo questa diretta rivolgendomi da quelli che hanno scritto da Palermo grazie e così via, io mi rivolgo anche ai palermitani, ai materani, ai calabresi, ai lombardi. Se avete amici residenti in Liguria, fate prendere contatti con noi di Uniti per la Costituzione. Se volete c'è un sito info@unitiperlacostituzione.it, prendete contatti con noi e verrete immediatamente nel giro di qualche ora richiamati, perché noi abbiamo l'obbligo di combattere fino all'ultimo respiro affinché si possa portare anche e soprattutto in Liguria trasparenza, legalità e valori costituzionali. E vi ricordo che per la nostra Costituzione tutti quanti abbiamo un valore, non soltanto gli amici di Toti o gli amici dei politici.